Il bentornato al dottor Gabriele Benedetti, bentornato, che bello rivederti, ringrazio anche la tua paziente beh, Diana, grazie anche a te per essere qui con noi, perché oggi beh, eh, dobbiamo eh, capire esattamente quali sono i trattamenti che ci offre l'osteopatia e la fisioterapia eh, beh, per combattere i sintomi, il dolore che ci può dare la scoliosi, però facciamo un passo indietro perché noi vogliamo capire che cos'è la scogliosi, caro Gabriele. Allora, ciao Monica, vedi che ti ho portato questo modellino dove la parte blu in particolare fa vedere un'importante deformazione perché la scoliosi è un dismorfismo, quindi una patologia degenerativa che porta le nostre vertebre in gruppi veri e propri a fare delle inclinazioni da un lato, a fare delle flessioni, ma soprattutto pericolosissimo, delle rotazioni. Le rotazioni che vedi in questo caso delle vertebre fanno il movimento di torsione mm. e questo crea quindi questa importante deformazione. Possiamo vederlo... E la gravità anche, perché come facciamo a capire, no, eh, Gabriele, la, la gravità di una scogliosi? Allora, guarda, ti faccio vedere subito. Vedi che ho portato un goniometro. Mm -hmm. Maggiore è la curva... Ovviamente maggiore sarà la gravità. Ma c'è una gradazione importante che spesso nelle lastre vediamo come gradazione di Cobb. Mm. Significa che io ti faccio vedere, ecco questo esempio qui, fa vedere la nostra gradazione. Intorno ai 10-20 gradi, quindi più o meno siamo a questa, ecco, questa gradazione qui, abbiamo un tipo di scoliosi meno grave, moderata, mm. che normalmente riusciamo a gestire con la fisioterapia. Mm. Quando invece aumenta la gradazione, quindi tra i 22 gradi e 50 gradi si comincia a parlare di una scoliosi importante, dove la fisioterapia è rilevante nell'aiuto. Ma potrebbe essere necessario il busto. Mm. Mentre invece superati i 50 gradi, vedi che parliamo di qualcosa certo. di molto serio. Qui addirittura è necessario l'intervento chirurgico. Allora, però, noi siamo, come dire, ottimisti. Allora, vogliamo parlare esattamente di quella scoliosi non grave che però porta tanto dolore, che compromette anche la qualità della nostra vita. Quali sono le terapie? Adesso sfruttiamo proprio Diana in tutte le cose. Sì, sì, tutto, ti no? faccio vedere un test importante che potremo anche vedere a casa, mm. quindi potremmo anche ricrearlo a casa. Ok. Ti puoi flettere in avanti? Quando ti parlavo, lascia cadere la testa, esatto. Va bene eh. così, ferma così, eh. Quando ti parlavo della rotazione delle vertebre, le vertebre, ruotando, portano con sé, purtroppo, anche le coste, quelle comunemente appunto chiamate costole. Mm -hmm. E questo fa sì che si crea il gibbo, si va a creare questa gobba, purtroppo, questa importante deformazione, che possiamo anche... Con... In realtà ho scelto Diana perché c'è già un piccolo gibbo, e ti farò vedere appena la pallina si ferma. Eh? Momento di suspense che arriva. Ah, eccolo. Si ferma a 5 gradi. Proviamo a aumentarla un pochino di più. Eccola qua. Vedi che il gibbo fa... Muovere la pallina e questo scoliometro è molto importante per me perché io normalmente faccio le foto ai pazienti del prima, prima e del dopo, dopo certo. esatto. E poi ne e vedremo una eh, di foto che la vedremo. Caso. Assolutamente, e infatti qui mi dà un parametro iconico molto importante per capire apposta che c'è mm. eh, un gibbo, una deformazione. Quindi, questo è un test dove a casa, magari facendoci osservare da mamma, da zia esatto. o da un amico, possiamo vedere che ci sia una rotazione del lato, fa capire che la scoliosi è entrata in torsione in spirale e quindi comincia a essere importante. Importante per cui dovrebbe essere subito eh, trattata. Allora iniziamo a capire perché questo è il test di valutazione che serve sì. a te, perché Mettiamoci ci sono Subini, anche tanti Vincenzo, trattamenti Vincenzo, no, da poter qui. fare. Noi sì. oggi ne faremo vedere alcuni in diretta. Allora eh, i, i trattamenti riguardano tutta la nostra colonna, Gabriele? Bravissima, tutta la colonna. Mm. Potremmo anche poi spostarci addirittura sull'anca. Ma oggi quella che è la base su cui si poggia tutta la nostra colonna è proprio il bacino. Quindi il primo trattamento sarà sul bacino che potrà risultare inclinato, ruotato. Primo intervento lo faremo okay. lì. Tutti Vogliamo ricordare altri... anche Gabriele, sì. scusami se ti ho interrotto, che la scoliosi comunque è una patologia che riguarda sia grandi che piccini. Assolutamente. Sia anziani, sia bambini, a tutte le età è no, una patologia anche perché vediamo, insomma, Diana è giovanissima sì, è già e soffre già soffre di nascore. Per cui lì bisogna intervenire e parliamo di una degenerazione che ha Diversa importanza poi e carattere nelle diverse età perché certo. nel bambino può essere pericolosissima e aggressiva, mm -hmm. nell'adulto può portare a molti dolori, eh. nell'anziano che perde muscolatura continua a degenerare e può peggiorare proprio la forma eh. del nostro Allora, corpo. vediamo subito il primo trattamento che riguarda il primo il trattamento e la base su cui ci, diciamo, porterò tutti i trattamenti oggi è proprio quella di andare a interrompere. Il fulcro, cioè invertirlo perché lì c'è una torsione. Io andrò a fare questo. Uh -huh. Partiamo proprio dal bacino. Quindi l'articolazione in questione è quella tra il liaco e sacro che abbiamo qui. Io posiziono il paziente, non no, faccio tutto, io non mi aiutare brava! Ti rilassi comoda, comoda, questa è l'articolazione che tende ad essere bloccata. Quindi adesso ti farò vedere proprio il movimento con cui la vado a sbloccare, lascia cadere le gambe. Inspira, fuori l'aria e ti rilassi, Aia. No, scusa, <ride> non no, no, ero più abituata. Scusa Gabriele. Eh, passano gli anni, ma tu non ti abbini. No. No, eh, adesso cercherò di star zitta perché sennò magari in realtà non hai sentito nulla, hai sott'entusiasmo. Ma lo tutta... sai che ogni tanto i pazienti a casa me lo dicono. <ride> ma Monica si spaventa sempre, sì, si spaventa, si eh, spaventa no, sempre. Sì, mi spavento sempre, però sto zitta adesso. Però non fa male. Eh? Non fa male, sì sì no. sì, sì lo, non fa assolutamente male. Bene. allora questo è il primo trattamento, primo trattamento per sbloccare trattamento il bacino. E normalmente sono, pensa, una mappatura molto pratica, il protocollo mm. prevede eh, trattamento sul bacino, immediatamente mm. lombare di compenso, quindi giriamoci dall'altra parte. Sì, Gabriele, ci dobbiamo eh, sbrigare perché sì. mi hanno detto tu non lo vedi, ma dietro le quinte che abbiamo solamente faccio tre minuti. Per cui, tutto. Eh, io sto zitta e fai tu. Gira da questo perché fianco. faccio per tempo. Vai. Stendi le gambe, bravissima. Questo è il trattamento che faccio lombare. Benissimo. Lasciati cadere completamente, vedi che questo è il fulcro che ci interessa. Lascia, uh -huh. lascia le gambe rilassate, bravissima fulcro in questione ed eccolo che entra mm. alla perfezione. Ottimo. Ti faccio velocissimo eh. perché poi mi interesserà molto quello cervicale. Uh -huh. Lo sblocco che riguarda le dorsali e che ha a che fare con il nostro il... gibbo, eh, okay. esatto, il nostro hump che uh -huh. abbiamo a questo livello. Quindi io mi posiziono sul costato, giù le gambe, ti rilassi del tutto, inspira, fuori l'aria. Brava, e proprio sul costato interveniamo mm -hmm. così okay. adesso seduta facciamo vedere la cervicale che è la zona che ti interessa che interessa tanti nostri telespettatori perché anche in questo caso oltre a curare eh, beh, il, il dolore della scoliosi do, eh, curiamo anche il dolore che molto, sì. molto spesso si ha perché alla poi cervicale. le degenerazioni portano eh. anche a discopatie logicamente. e, certo. e quindi fatto bacino, lombare e dorsale chiudiamo con l'ultima curva mm -hmm. di compenso che è quella cervicale rilassati del tutto bravissima ferma così, abbandona tutto, bravissima, e la chiudiamo. Questo <ride> è il trattamento che interviene appunto Va bene, su tutti è... i fulcri. Allora, questa è l'osteopatia, però sì, noi vogliamo capire qua, anche la fisioterapia. Tu hai sì. portato uno specchio qui, no? Esatto, e uno sgabello. Perché è un, è, un test qui. che si può fare anche a casa, Gabriele? Sì, anzi, passa un attimo in piedi che lo facciamo vedere un è. secondo. È. Ci sono scoliosi importanti che oltre alla uh, degenerazione che abbiamo nel è. corpo portano a uno slittamento del bacino quindi in, diciamo il significato diventa anche estetico sì. oltre che clinico e quindi da questa deformazione si insegna attraverso la fisioterapia a far lavorare con una sorta di tiraggio verso l'alto quindi immagina di vederti allo specchio e spingi verso l'alto mm. e allo stesso tempo correggi con la muscolatura ah. quindi questo movimento che stiamo facendo è l'autocorrezione ah. che sommata alla ginnastica posturale di alto livello riesce non solo a bloccare la degenerazione, ma addirittura a recuperare poi dei gradi negli interventi migliori. E questo si insegna al paziente. Quindi lo può fare da solo, lo può fare a casa, lo può fare il bambino a scuola e soprattutto si può fare anche nel busto. Ah, Pensa quanto è importante. È, è importante, vogliamo ricordare che questi trattamenti quanto durano? Insomma, basta una seduta, due sedute. Normalmente per il fisioterapista basta una supervisione di una volta al mese. Ah. Intervento con me invece manipolativo due volte l'anno, allora, seguito da lastre, seguito da tutto il monitoraggio che abbiamo visto fotografico. E poi il paziente deve fare anche questo esercizio a e casa, magari che può aiutare. Esatto. Però tu ci hai portato, io chiederei a Fabrizio Pieraccio, il nostro regista, di mandarci in onda ecco le, le foto che tu hai fatto del prima e del dopo. Esatto. Guardiamo la differenza che è insomma abbastanza significativa no? di un paziente trattato con osteopatia e con fisioterapia. Esatto, uh -huh. questo è un trattamento che ha dato subito i risultati nei primi sei mesi di intervento perché dal grande slittamento che avevamo del bacino, visto anche con Diana, siamo riusciti poi a rimetterlo in linea. Quindi già visivamente è un risultato un pazzesco. pazzesco. Esatto. Grazie, grazie al dottor Gabriele Benedetti, grazie alla nostra bellissima Diana, grazie a tutti voi per averci seguito anche oggi. Noi